5 minuti doverosamente, credo, veramente per... Intanto buonasera a tutti, sono onoratissimo di fare gli onori di casa per la famiglia Armanetti, per la famiglia di Piero. In genere queste cose, i memorial, si fanno per i grandi atleti, per gli allenatori, personaggi, campioni dello sport. Questo fatto di averlo fatto per Piero, che per me, per noi tutti, per Pietro Maiellaro anche, per gli altri giocatori che ci hanno accompagnato in quegli anni, Piero per noi non era il magazziniere, quindi Piero per noi era uno che faceva parte del nostro gruppo in maniera determinante. Io lo ebbi a dire anche quando avvenne la disgrazia quel giorno in Fai. A noi Piero ci dava una sicurezza enorme. Era colui che ci lo assicurava, io ho un ricordo bellissimo di lui, della sua dolcezza, devo dire, del suo sorriso, sempre una parola rassicurante per tutti. I calciatori si sentivano più tranquilli, in quei campionati che facevamo noi all'epoca, in Puglia, in Campania, e io mi sentivo tranquillo. Addirittura un episodio che Ugo ricorda benissimo, una partita famosissima che vincemmo in maniera rocambolesca, perché era un campaccio Galatina in Puglia, subimmo un'aggressione proprio mafiosa, perché c'era un tunnel, dopo aver vinto questa partita, ricordo 2-1, ci fecero un'aggressione, ci tapparono nel tunnel e ci fu una rissa violentissima. E io devo ringraziare ancora oggi Piero, che mi prese sotto la sua ala, ma in questo frangente, in questa violenza rissa, riuscimmo a scappare nel campo e appresso a me vennero una decina di energumeni, perché poi abbiamo scoperto che questa era la squadra della Sacra Corona Unita, non c'erano delinquenti veri. E io, per difendermi da questa orda selvaggia, correvo all'indietro, una decina di persone, e caddi a terra. Queste persone, Ugo se lo ricorda bene, mi prendevano a calci, ma davvero io ci ho rimesso un braccio, mi spappolarono questo muscolo, ma se non fosse stato per Piero, guardate, letteralmente, prendeva le persone che stavano sopra di me, una decina di persone, così come era grande lui, prendeva queste persone e le buttava al di là della rete, ma veramente, guardate, era un fatto storico. Ugo, ma Piero soprattutto, mi salvò la vita, perché io penso che mi avrebbero ucciso, perché là veramente non si fermavano più, c'era una violenza inaudita. Ma detto questo, io voglio che questa giornata, questo memorial, oltre a ricordare Piero, che ce l'abbiamo tutti nel cuore, che sta in mezzo a noi sempre, con noi ci vediamo spesso e non passa un minuto, non so perché, ma ci torna sempre in mente Piero, e poi Ugo si commuove sempre, mi fa commuovere pure me. Io ho un grandissimo ricordo, ho visto suo figliolo Mattia, che non conoscevo, qualche giorno fa a casa di Ugo, e lo stesso, uguale, Mattia è uguale a Piero, perfetto, uguale. E quindi noi, stavo dicendo, scusatemi, perdo il filo perché i ricordi sono tanti, questa giornata, oltre ad essere una giornata in memoria di Piero come uomo, ne parlavamo oggi per altre vicende, deve essere una giornata che ci deve far riflettere su quello che possono essere i problemi della sanità del Molise, perché Piero veramente rappresenta l'emblema dello sfascio della sanità, perché siamo convinti, io sono convinto che se Piero fosse stato soccorso immediatamente, a quest'ora magari era in mezzo a noi, ma sicuramente ci sarà, perché le previsioni mettevano bufera, acqua, vento, invece c'è un cielo stellato, e credo che Piero sia una di quelle stelle.